fuoco! Fino alla fine del 1200, le fornaci dove si lavorava il vetro artigianale si trovavano a Venezia, tra case e palazzi. Erano però assai frequenti gli incendi. I forni di pietra erano alimentati a legna, così da essere responsabili di disastri che costarono la vita a migliaia di persone, sia tra i lavoratori che tra la popolazione. Per il ripetersi di questi episodi e per la paura che tali incendi si propagassero di casa in casa, di palazzo in palazzo, distruggendo tutta Venezia, nel 1295 il doge Pietro Gradenigo decretò che le vetrerie di Venezia, attive probabilmente già prima del 1000, fossero trasferite nella vicina isola di Murano. Concentrare le vetrerie a Murano servì alla Serenissima a controllarne meglio l'attività. Gelosa di un'arte che l'aveva resa celebre in tutto il mondo sin dalle origini. I mastri vetrai erano obbligati a vivere nell'isola e non potevano lasciare Venezia senza un permesso speciale. Solo i mastri vetrai, fra i non nobili, potevano sposare figlie di patrizi. Oltre ai mastri vetrai, una delle figure più importanti dell'arte muranese è quella del compositore, l'unico a conoscere le formule per le varie lavorazioni. Una tradizione tramandata gelosamente di padre in figlio. La miscelazione delle materie prime avviene la sera e la preparazione dura tutta la notte. Alla silice, che è una sabbia destinata a diventare vetro mediante fusione, e alla soda, si aggiungono componenti diversi. Miscele segrete, saperi custoditi all'interno della famiglia. Alla mattina i maestri vetrai trovano il materiale fuso pronto per la modellazione. La pasta di vetro rimane duttile fino alla temperatura di 800 gradi. Il gruppo di lavoro è costituito dalla cosiddetta piazza, composta da serventi e garzoni, che viene coordinata dal maestro. L'invenzione della soffiatura risale al primo secolo a.C. sulle coste orientali del Mediterraneo e rimane l'evento più importante dell'intera storia vetraria. Soprattutto a Venezia, la soffiatura costituì la tecnica privilegiata per lavori vetrari di alto livello. I maestri muranesi hanno sviluppato a partire dal Medioevo una straordinaria abilità nella modellazione a caldo, inventando nuove tecniche e giungendo a proporre forme di notevole eleganza e grande raffinatezza. Ieri come oggi, un'arte tramandata nei secoli. Da tutto il mondo arrivano nell'isola di Murano per ammirare tali opere di artigianato. Il vetro di Murano, infatti, è solo quello che esce dalle fornaci dell'isola di Murano, come questo vaso in foglia d'oro e decorato con murrine. Il maestro comincia la lavorazione del vetro incandescente. Con la rotazione e gli stessi arnesi di un tempo, modella la massa. Procede con la soffiatura dentro la canna cava per dare forma e corpo al vetro. Con maestria, applica alla massa una foglia d'oro. Una volta completata l'operazione,
il pezzo torna in forno per far sì che la foglia d'oro diventi un tutt'uno con il vetro. Viene poi lasciata colare la quantità di vetro in eccesso e si procede con l'applicazione delle murrine. Un'operazione lenta e precisa. Per dare il giusto spessore al vaso si procede con la soffiatura, tecnica che richiede una grande esperienza, e poi la modellazione con l'uso di pinze. È sempre necessario mantenere la massa vitrea ad almeno 800 gradi e quindi viene continuamente inserita in forno. Suggestivo il momento del passaggio da una canna all'altra per passare alla lavorazione della parte alta del vaso. La costante rotazione, l'uso di pinze e forbici, permettono di plasmare la materia fino a farle raggiungere la perfezione. Con gesti frutto di esperienza di generazioni, il vetro assume le forme decise dal maestro. Una volta completata la lavorazione, è necessario temperare il vaso in forno per almeno una notte, per portarlo lentamente a temperatura ambiente senza che subisca danni. Ed ecco il vaso finito. Una vera opera d'arte. Fin dal Medioevo, il servizio da tavola è un tipico prodotto delle vetrerie di Murano. Una delle prime lavorazioni fu quella dei calici. Il principale elemento decorativo è rappresentato dalla base e dal gambo. È proprio da queste che comincia il lavoro del maestro. Anche in questo caso si tratta di una lavorazione a soffiatura da parte di uno degli assistenti, mentre il maestro continua la rotazione e la modellazione della massa vitrea. Tra le tecniche utilizzate c'è anche quella della filigrana, sia il tipo a retortoli che quello a reticello, di origine cinquecentesca, che creano l'effetto di un delicato merletto all'interno della parete vitrea. Completata la parte inferiore del calice, si passa alla coppa. Abili soffi nella canna cava fanno rigonfiare la sottile massa di vetro. Un colpo d'aria di troppo e bisogna ricominciare da capo. Creata sapientemente l'apertura superiore, si procede con la delicata fase del passaggio a un'altra canna. Quindi, alla base della coppa, una goccia di vetro incandescente e l'applicazione a caldo della parte inferiore. Il tutto in forno per la cottura e l'opera è completata. Forme e colori del calice, forme e rappresentazioni del gambo rendono ogni pezzo unico al mondo. Una delle lavorazioni più conosciute dell'isola di Murano è quella a lume. Viene utilizzata per realizzare perle, anelli, pendenti, collane e bijou vari, ma anche oggetti d'arte di qualsiasi forma ed elementi d'arredo. Partendo da canne vitre e semi lavorate, si realizza una perla, in alcuni casi anche soffiata, sulla quale si va a posare un altro strato di vetro come decorazione. Si tratta di un lavoro che richiede una grande fantasia, molta precisione e una grossa manualità artigianale.
Assai paziente è la fase del montaggio. Le perle vengono infatti infilate una ad una fino ad ottenere delle splendide combinazioni. Alla fine il risultato è incredibile: accessori di altissimo pregio. Per poter ammorbidire le canne vitree si usa una fiamma a gas. Si inizia avvolgendo una canna attorno a un tubicino metallico in modo da conferire alla perla la forma desiderata. Poi vengono applicati altri elementi: vetro policromo, murrine, oro, argento o altri materiali preziosi. Dopodiché si procede alla loro fusione fino ad avere un'unica perla dall'aspetto assolutamente esclusivo. Non una perla può assomigliare a un'altra. Da canne vitree e di murrina si parte per realizzare splendidi elementi di arredo. Le canne vengono spezzettate da una particolare macchina tranciatrice. Ne escono dei piccoli pezzetti colorati che vengono passati al settore composizione. Qui alcune lavoratrici specializzate provvedono a sistemare con grande precisione i vari elementi all'interno di uno stampo circolare. Una incredibile varietà di colori e forme. Pezzo dopo pezzo si ha così la composizione finale. Ogni piatto è assolutamente diverso da un altro. A questo punto gli stampi vengono messi all'interno di alcuni forni speciali dove si passa alla fase della fusione. Da qui il nome fusing, cioè vetrofusione. I lavori di molatura e di ricottura portano ad avere degli straordinari elementi d'arredo dalle forme e colori assolutamente esclusivi. Designer e architetti d'interni da tutto il mondo lavorano con le vetrerie muranesi per realizzare pezzi che diano quel tocco di classe in più nelle case e nelle ville. Appare incredibile quali e quante siano le forme che si possono dare al vetro. Sia per realizzare le murrine che per creare delle straordinarie canne policrome e retinate. La massa di vetro viene lavorata con grande abilità. Il maestro e l'aiutante, posizionati alle estremità, non devono mai fermarsi nel movimento di rotazione e lentamente allungano e assottigliano la materia. Il risultato finale è incredibile. Sempre nell'ambito artistico, una delle lavorazioni che hanno da sempre contraddistinto Murano è quella delle decorazioni. La decorazione a smalto è sostanzialmente una pittura ornamentale eseguita con un materiale formato con gli stessi componenti della parete vitrea cui viene applicata. Una volta ricotta in un forno apposito, la pittura forma un tutt'uno con l'oggetto vitreo e risulta indelebile. Possono inoltre essere applicate delle foglie d'oro. Di ascendenza islamica e bizantina, l'arte dello smalto, come altre arti orientali, si trasferì a Venezia e si sviluppò a Murano nel XIII secolo, per poi fiorire nel primo Rinascimento. Sono famosi alcuni calici, coppe e bottiglie della seconda metà del XV secolo con sontuose decorazioni figurative. Alcune commissionate direttamente ai muranesi da nobili e sovrani di tutta Europa. Sempre nel campo artistico, un posto di primo piano è quello delle sculture, vere e proprie opere d'arte realizzate dai maestri vetrai di Murano su loro disegni o dei più grandi artisti del mondo. La realizzazione delle sculture muranesi in vetro presenta delle connotazioni molto particolari, poiché devono essere lavorate imponenti masse di vetro incandescenti. I vetrai scultori di Murano, a differenza di chi opera con altri materiali, si trovano nella situazione di non poter toccare la materia che vanno modellando e devono ricorrere a rozzi, seppur perfettamente idonei, strumenti di ferro,
per ottenere le morbide e fluide forme che caratterizzano la scultura in vetro. Vetro che arriva ad avere un tale peso che è necessario ricorrere a dei carrelli per spostare l'imponente massa vitrea. Qui, più che in altre lavorazioni, è fondamentale il lavoro della squadra, la cosiddetta piazza. Il maestro modella, mentre l'assistente procede alla soffiatura per dare volume alla scultura. Poi è il maestro stesso a lavorarla all'interno del forno e una volta estratta si passa alla fase finale. La scultura viene temprata con il cannello e l'aria compressa. Infine, il colpo d'arte. Una delle estremità viene allungata fino ad avere una forma snella e a spirale. Una volta lucidata, ecco il risultato finale. Una vera opera d'arte. Negli ultimi decenni, molte opere vengono realizzate attraverso la tecnica della molatura, una lavorazione a freddo. Viene usata per creare effetti particolari sulle superfici degli oggetti. Il vetro in questa fase viene tagliato, lisciato da imperfezioni e abbellito con scanalature, incisioni, molature e velature che ne ricavano luci e colori diversi. I macchinari usati muovono ruote di pietra arenaria di varie misure che, in grandi vasche di acqua, consentono ai molatori di lavorare a mano gli oggetti e creare così bellissime sculture o elementi di arredo. Dalla molatura si hanno delle superfici perfettamente levigate e luminose. Il vetro inciso e velato da effetti unici dà vita all'oggetto finale. Ancora un ultimo ritocco con la lucidatura con una ruota di sughero ed ecco uno splendido vaso dalle mille tonalità del blu. Altra grande tradizione dell'isola di Murano è quella degli specchi, che hanno arredato i più bei palazzi di Venezia e di tutto il mondo. La lavorazione è lunga e complessa. Dal disegno di partenza fino alle rifiniture finali, sono molti i passaggi che rendono unica questa lavorazione. Una volta stabilito il disegno, il vetro viene inciso con una punta diamantata sopra alla struttura in legno dello specchio. I bordi vengono subito levigati con la carta vetrata. Poi si verifica che il primo elemento combaci perfettamente con la cornice. Si passa così all'incisione. Viene eseguita con una piccola ruota metallica, detta rotina. I tratti incisi più profondamente appaiono all'occhio maggiormente a rilievo, cosicché questo tipo di incisione produce sulla superficie del vetro un effetto di basso rilievo. La fase successiva è quella dell'argentatura, in cui lo specchio diventa effettivamente tale. Il vetro viene trattato con alcuni componenti chimici e acquista la caratteristica specchiatura. Ecco il risultato. Il pezzo di vetro specchiato viene posto nella sagoma di partenza. L'assemblaggio viene fatto rigorosamente a mano. Ogni singolo elemento viene collocato al suo posto e incastonato dall'artigiano con grande maestria. Vengono quindi posizionati gli elementi decorativi, le cornici e le foglie dorate. Il risultato finale è straordinario. Fin dal periodo del Rinascimento, Murano è un centro di produzione di raffinati specchi artistici. In alcuni casi nello stile tradizionale, in altri più moderni.
Decisamente unici al mondo sono i lampadari di Murano. Ancora oggi, un posto di rilievo nella produzione muranese è occupato dal lampadario tradizionale a bracci portacandele, decorato da multicolori fiori vitrei ed elementi pendenti sempre in vetro. Una lavorazione lunga e articolata. Richiede infatti la creazione dei pezzi uno ad uno. Vengono modellate le figure che possono assumere varie sembianze. L'abilità del maestro sta nel creare pezzi singoli, fatti a mano, ma nelle misure e proporzioni pressoché uguali. Per ottenere le coppette si utilizza una lavorazione detta a morise, pizzicando il vetro incandescente e plasmandolo. Completata la modellazione di tutti gli elementi decorativi, delle foglie, delle coppette e delle braccia, si passa alla realizzazione del fusto. Infine si prepara la coppa principale, che andrà a poggiare sul soffitto, e i fiori del lampadario. Ogni pezzo decorato con la foglia d'oro viene poi posto nel forno di ricottura, detto muffola, per arrivare lentamente a temperatura ambiente ed evitare così la rottura. La fase successiva è quella del montaggio. Ogni elemento viene assemblato e controllato minuziosamente prima di essere nuovamente smontato e imballato per la spedizione. Numerosi designer si sono cimentati nel Novecento nella progettazione del lampadario muranese, ma non è mai tramontata la richiesta del mercato nei confronti del lampadario tradizionale, né è venuta meno l'abilità dei vetrai muranesi nel modellarne i delicati elementi. Altra lavorazione del settore artistico è il massiccio. Imponenti sculture di vetro. Questa volta senza l'impiego della tecnica della soffiatura, ma con la modellazione di pesanti masse di vetro incandescente. In questo caso, contrariamente a quello che avviene con le sculture realizzate con altri elementi come il legno, la pietra o il marmo, la materia non viene scolpita, intagliata o comunque tolta. Invece, via via, c'è un apporto di quantitativi di vetro più piccoli che vengono aggiunti al blocco principale incandescente. Per dare origine a figure straordinarie, una fiamma mantiene caldo il punto che viene lavorato. Realizzata la base, si passa quindi alla parte alta della scultura. Con l'impiego soprattutto delle pinze, il maestro riesce a modellare l'opera fino a farle ottenere la forma ricercata. Alla fine il risultato è qualcosa di straordinario. Una volta completata, l'opera viene contrassegnata dal marchio Vetro Artistico di Murano, l'unico legalmente riconosciuto che attesti la provenienza muranese dell'oggetto.
L'opera viene quindi adeguatamente imballata per essere spedita. Ogni giorno i prodotti dell'artigianato vetraio lasciano Murano con destinazioni in tutto il mondo. Un'isola che da secoli è votata a questa lavorazione. E proprio perché si tratta di una singolare isola della Laguna di Venezia, anche il trasporto delle merci verso la terraferma è singolare. I trasportatori devono recarsi quotidianamente fornace per fornace, spostandosi in barca attraverso l'intreccio di canali di Murano. Una volta completato il giro, l'affascinante attraversata fino agli scali merci, dove le opere vengono caricate su camion, container, treni o aerei per essere apprezzate in tutto il mondo. E in qualsiasi angolo del mondo vi troviate, quando dovete acquistare un prodotto dell'isola di Murano, scegliete sempre quello con il marchio Vetro Artistico di Murano, che ne garantisce inequivocabilmente la provenienza e identifica inoltre l'azienda che lo ha realizzato, secondo le tecniche tradizionali muranesi. Il marchio è l'unico strumento che garantisce e tutela il produttore, il rivenditore e l'acquirente dell'opera in vetro. Solo scegliendo un vetro con il marchio Vetro Artistico di Murano potrete essere certi di aver acquistato un vero oggetto esclusivo e originale, creato dalle abili mani dei maestri vetrai muranesi. Un'arte che si tramanda di padre in figlio, di generazione in generazione. Oggi come allora, al centro di tutto, c'è l'uomo. La sua abilità, la sua esperienza, la manualità, le sue conoscenze. Nulla o poco è cambiato in tutti questi secoli. Solo dall'isola di Murano esce il vetro di Murano. Formule segrete gelosamente custodite nel tempo.